Bene ragazzi, siamo qui al recupero delle ultime due figurine streghe in mani famosi. La prima è questa qui ed è parecchio complessa da recuperare. Bisogna infatti fare un giro complicato di azioni, eccetera. Allora, spingiamo questo blocco al massimo, non capisco cosa possa fare, ma... vabbè. Parliamo con il quadro. Mario Galaxy, so che è sempre un titolo Nintendo, ma Mario Galaxy, come sapete, non mi ha dato nessun problema. E non fate questi misti, rendo tanto prima o poi te lo segnalerà. Ragazzi, finché non c'è problema vorrei continuare, perché sinceramente io con YouTube ormai non si sa che pesci prendere. Quando mi ero appena iscritto era il massimo questo sito, libertà, meccanismi complessi, grafiche creative. Ora invece è tutto monotono, palloso, severissimo, mamma mia. Io infatti chiamavo YouTube Broadcast Yourself, oramai YouTube e basta, Broadcast Yourself è una sega, non lascia un minimo di libertà a sto sito, non puoi fare niente. Spero che tu non abbia tirato quella leva, giovanotto. Poi si chiedono come mai sempre più gente passa a Instagram e Twitter e altri social, ma come mai YouTube? Instagram lascia una libertà della madonna, puoi anche mettere una canzone e non ricevi nessuna segnalazione, puoi fare almeno... puoi mettere quello che ti pare. YouTube basta, ci sono tre... tu YouTube basta, ci sono 3 secondi di una qualsiasi canzone e cancelli account e video di chi li ha messi. Chissà come mai YouTube la gente passa ad altri social, eh? Chiaritelo, chissà come mai. Comunque, questo qua, l'avete sentito quello che ha detto? Cioè, avete letto quello che ha detto? Wow, ma tu sei Potter, mi ricordo benissimo dell'anno scorso. Ragazzi, ebbene sì, quel quadro col cavaliere era il quadro del castello superiore a cui dovevamo dare la parola d'ordine antilupo per sbloccare il Flipendo 2 nel primo gioco. Adesso l'hanno trasferito qua. Infatti, vi avevo accennato di quel quadro con l'armatura, che ce n'è un altro uguale che protegge sempre verde, ma non è lo stesso, perché quello del Castello Superiore, beh, è questo qui che abbiamo rincontrato adesso. Quindi abbiamo rincontrato un vecchio amico, diciamo. Dunque, qui abbiamo dei topi. Ora le gelatine non servirebbe neanche più raccoglierle, perché tanto abbiamo raggiunto l'obiettivo. Vai. Allora, qui c'è uno strano corridoio sempre a rettangolo. Queste candele non fanno niente, anche se si potrebbe buttarle qui sotto se siamo dei salici. E andiamo qui. Allora, devo fare dei giri complessi. Siamo tornati al punto di partenza, infatti, e si è richiusa la cosa, ma questa porta adesso è aperta. Questa porta adesso è aperta. Entriamoci e... guardate un po', un corridoio apparentemente vuoto. Noi però... no? Ecco. Verdimilius. Però perché il Verdimilius l'hanno reso rosso in questo gioco? Anche lui, anche se è stato reso rosso. Non va bene, si confonde con il Flipendo 2. Vabbò. Adesso giriamo questa libreria. E tadan, siamo sul terrazzo alto! Con la figurina streghe mai famosi. Molto bene, 20 figurine. Possiamo affrontare il campione di Serpeverde, però, c'è un però. Noi dobbiamo ancora recuperare la 21esima, che non potevamo sempre per via del Verdimilius tuo. Quindi andiamo e affrontiamo anche il campione di Serpeverde. Beh, in questa parte non penso ci si farà, però noi ci proviamo. In realtà c'ho un bel po' di giochetti da fare, C'è un bel po' di giochetti in mente, perché dico che forse perché boh, ma non lo so ragazzi, sapete che si è un po' agitati, YouTube è diventato una sorta di dittatore furioso barra zoccola in calore, cioè no, zoccola furiosa, ecco, che ciao, non ti lascia libertà, non fa niente, che schifo di sito sinceramente, lo faccio più che altro perché ho Yoshi Fan che segue alcune guide, Dingodino e Style che le seguono tutte, io sono Gianluca che le segue tutte, Crash Stefano che ne segue molte, quindi lo seguo perché c'ho i pochi fedeli e basta, ma per il resto io sto sito l'avrei anche lasciato veramente, mamma mia. Dunque ragazzi, allora, oggi è il 4 aprile e ci sono stati molti più rumor di Spyro. Come sapete, quando io caricherò questa parte, ma ormai tutto si sarà rivelato, ma c'è stato ora quest'uovo viola e spero proprio che sia vero, l'uovo viola che hanno inviato a IGN, something is about to hatch. Uovo viola, scaglie viola, ragazzi, io
spero ovviamente in una Spyro Trilogy. Così me la rigioco. Ci faccio anche il let's play, così ragazzi avrò sia l'originale che la Trilogy Remastered. E avrò anche qualche cosa da fare in più per un sacco di tempo. Dunque, dopo questa vita non saprei cosa fare precisamente. Avrei anche un gioco di Bakugan per il DS, ma sì! Me lo ricordo bene, perché non lo faccio? Allora, prima che mi date del bambinetto che gioca ai Bakugan, lasciatemi dire che Bakugan è stata la mia infanzia. Allora, ho iniziato a collezionare il gioco, proprio le sfere, sapete, c'ho qualche sferetta, c'ho qualche sfera Bakugan ancora. Ho anche il Pyrus Dragonoid di Dan, quello proprio il primo della prima serie originale. Dopodiché ho conosciuto la serie animata, ho guardato 5-6 volte fino alla nausea. Dopodiché c'ho anche il giochino per DS che potrei fare, sinceramente, perché non mi dà particolarmente problemi se non la battaglia finale, non è ostico a chissà quale livello, quindi un altro giochino per qualche mesetto. Per qualche mesetto sono ancora a posto. Comunque il mio attributo in Bakugan è Ventus. Vabbè, perché sto a parlare di un gioco giapponese che nessuno conosce. Ed ecco qua! La cosa figurina. Sì, no, ne parlo perché devo fare una piccola introduzione. Sapete, magari è probabile che un giorno io arrivi con questo gioco. Ah, un altro gioco bello che ho in mente. Pokémon Mystery Dungeon, Esploratori del Tempo, Esploratori dell'Oscurità. Ora, prima che qualcuno mi dica, ah, Pokémon, no, Cosmo, che cagata, non te lo seguo. Allora, prima di tutto non fate gli scemi che si fermano davanti alla prima impressione. Pokémon Mystery Dungeon, Esploratori del... Squadra Blu... No, Squadra Blu, Esploratori del Tempo e dell'Oscurità, è un... a livello di trama, è un capolavoro incredibile. C'è una storia fantastica, piena di colpi di scena che voi neanche vi potete immaginare. Non è come i classici Pokémon, questo gioco di Pokémon. Niente affatto, ragazzi, niente affatto. Infatti, Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu e Squadra Rossa è un gioco esplorativo che si suddivide, che consiste nell'esplorazione di dungeon, fare missioni, reclutare compagni nella propria squadra e via discorrendo. Ragazzi, quel gioco è fantastico, è bello lungo, quindi mi terrà occupato per qualche mesetto, magari due, e... Se avete la costanza di seguire e non fare gli stupidi che devono sempre fermarsi alla prima impressione, veramente non ne rimarrete affatto delusi da questo gioco. Io l'ho giocato e rigiocato, è fantastico. Poi io ce l'ho su R4 e grazie ai trucchi posso essere qualunque Pokémon io voglia, non devo per forza avere le merdine che mi assegna il gioco col test della personalità all'inizio. Sì, perché come sapete in Pokémon Mystery Dungeon il giocatore si trasforma, che è un umano, si viene trasformato in un Pokémon a seguito di un cataclisma. E il Pokémon in cui si trasforma non lo sceglie lui, ma lo sceglie il gioco da un test di personalità che c'è all'inizio. Questa cosa è stata molto criticata dai fan. Infatti da Pokémon Mystery Dungeon, il primo per il 3DS, si può scegliere il giocatore che Pokémon essere. Ma in quello che c'ho io deve essere per forza uno scelto dal... Deve essere per forza uno scelto dal gioco. Ma grazie ai trucchi io posso essere il Pokémon che desidero. Quindi penso che proprio che lo farò. Farò solo però la prima parte della storia, perché come sapete Mystery Dungeon, Squadra Blu e Squadra... Cioè, non voglio dire Squadra Blu e Squadra Rossa. Si parla di Mystery Dungeon, Esploratore del Tempo e dell'Oscurità. Ci sono due parti della storia. La prima, la principale, poi c'è un'altra storia dopo la storia principale, anche quella lunga. Allora, qui c'è il campione di Serpe Verde. Ma, no dai, 8 minuti, andiamo. Ma vaffanculo, vai. E andiamo al campione di Serpe Verde. Ragazzi, non saprei bene cosa fare. È passato tantissimi anni l'ultima volta che ho combattuto contro il campione di Serpe Verde. Perché l'ultima volta che ci ho giocato per conto mio, come sapete, non ho raggiunto le 20 figurine in tempo. Sono rimasto a 19. Ah, wow! Sei sotterranei con due teste di serpi. Campione dei due sotterranei, dei due lati dei serpe, dei Sempre Verde. Eccolo qua. Bene, 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 Harry Potter. E così sei arrivato fin qui. Sono il campione dei duelli tra maghi di Serpe Verde. Sei stato davvero coraggioso a venire qui. Coraggio? Combattiamo? Guarda caso il tizio è doppiato da Donatella Fanfani, che era doppiatrice di Draco nei primi 3 videogiochi. Allora, quest'area è molto complicata, guardate, cioè, sono strettissime e...
Porca puttana. Allora, le candele sono gli ingaggi speciali che piovono ogni tanto. E niente, addio. Quest'area è molto stretta e c'è anche delle dune che mi rendono difficile vedere l'avversario, ma... nulla di particolarmente ostico. Dai! Hai preso l'incantesimo giallo e chiaro perfetto, primo round nostro. Vai, ragazzi, allora non c'è più bisogno di fare un piccolo extra after story. Finito la storia principale, finiamo qui. Vai. Vai, finito questo, ragazzi, 22 su 24 figurine. È come averle recuperate tutte, perché le ultime due, come sapete, sono nel minigioco degli gnomi che non riesco proprio a vincere, prendendo tutti i punti bonus. Quindi considerate che abbiamo fatto tutto. Anche se non si potrebbe considerare minimamente. Ah, pensavo di averlo preso un incantesimo speciale. No, non è dietro sta candela. Cazzo, va, un triplo stupendo. Dai. Cazzo. Sì, il campione tra poco muore. Vai. Abbiamo vinto! Mi hai sconfitto! Che vergogna! La mia reputazione è definitivamente rovinata! Immagino di essere costretto a darti una figurina strega e maghi famosi. Prendila, è tua! Tanto io ne ho un'altra uguale. Vai! E tutte e quattro le figurine dei fondatori. Ragazzi, restano solo le due dei gnomi che però non prenderemo. Grande! Abbiamo battuto tutti e tre i fondatori, i campioni... cioè, no, tutti e tre i fondatori. Tutti e tre i campioni dei duellanti. Ragazzi, grandioso. Direi grandioso. Ebbene. Sconfitti. 22 su 24 figurine. Quindi ora, ragazzi, non ci resta che tirare avanti fino alla fine del gioco, il che non manca poco. Abbiamo quasi finito. Vorrei fare anche Crash Nitro Kart. Sì, ma ne avevo già parlato. Crash Nitro Kart e c'ho qualche problema con la battaglia di velo. È come un fantasma di Oxide. Se non prendi tutte e tre le volte la scorciatoia in rotta iperspazio, sei finito. Non lo batti quello, mamma mia. CNK, poi beh, sì, ho tanti altri giochi. Io dovrei imparare un attimo a rischiare di più con Nintendo, abbassando il volume e facendogliela un attimo pagare, a sta casa stronza di videogiochi che fa tanto la magnanima con grandi videogiochi e poi guarda su YouTube come si comporta la stronza proprio. Dunque, poi Mario Galaxy è in sospeso, ma perché è in sospeso? Non ho avuto problemi, poi cazzo, era anche a più di metà Mario Galaxy. Era a più di metà, me lo ricordo benissimo. 73 su 120 super stelle. L'avevo prese praticamente tutte. Tutte. Quindi cercherò di finirlo, così ho ancora meno guide in sospeso. Ormai, ragazzi, il mio periodo di merda su YouTube è finito. Oramai ho gente che mi segue, le guide finite sono più di quelle in sospeso. Poi magari, non lo so, se qualcuno vuole che faccia Senran Kagura, come sapete io adoro la saga di Senran Kagura, ma non solo per le poppe, ma anche perché tutti i personaggi, cioè i personaggi di Senran Kagura sono stati una mossa geniale, ti vengono presentate come ragazze stereotipate, quella pervertita, Katsuragi, quella musona, Yagyu, quella infantile, Ibari, la classica sorellona maggiore, Karuga, e quella sfigata di cui fa l'amicizia al suo credo principale, Asuka, ma poi... leggendo tutte le storie del background, eccetera, ti rendi conto che sono veramente dei personaggi molto caratterizzati in realtà. Perché la porta è chiusa a chiave? Devo trovare un'altra strada. 14 minuti, ma che cazzo! Dai! Vabbè, tanto c'ho la fibra per fortuna. Ragazzi, ci rivediamo alla prossima. Ciao!